La verifica degli elementi lineari in CA è eseguita dai moduli travi pilastri. Per i setti, le piastre ed i muri è disponibile il modulo RC1 di Axis VM. Le fondazioni possono essere progettate con il modulo plinti e le travi rovesce con il modulo travi. Dopo aver calcolato la struttura con Navigator e Axis VM, i dati di input e di risultati sono trasferiti ai diversi moduli per le verifiche. L'ambiente grafico è suddiviso in cartelle, in cui sono previste operazioni successive. La cartella modello riporta a sinistra l'assonometria della struttura. A destra è possibile visualizzare le piante che si ottengono automaticamente selezionando il piano interessato. Per completare le informazioni geometriche si possono definire nel modello 3D le travate continue da esaminare in seguito con il modulo travi. Nella finestra di destra si possono definire i fili fissi per travi e pilastri. La cartella Verifica consente l'esecuzione dei moduli travi, pilastri e plinti. Dall'ambiente modello 3D è possibile collegarsi ai moduli travi, pilastri e plinti, che eseguono le verifiche secondo le NTC08 applicando la gerarchia delle resistenze. A destra è possibile completare le piante con l'inserimento delle campate di solaio. In seguito si possono ottenere i disegni delle carpenterie esecutive. La cartella Valutazione nodi verifica le staffe ed i ferri di armatura richiesti dalle NTC08 per i nodi per le strutture in zona sismica. Il modulo Travi progetta e disegna le armature di travi, travetti di solaio e travi di fondazione. Questo modulo può essere anche utilizzato in modo autonomo per il calcolo di travi continue e travetti, introducendo i dati di geometria, carichi, sezioni e materiali. Il modulo Travi è dotato di grande flessibilità. E grazie ai numerosi parametri di calcolo e di disegno è possibile mantenere il proprio modo di progettare e personalizzare i risultati. In Travi sono presenti due schede, una relativa al progetto di nuove travate, l'altra alla verifica delle travi esistenti. Per le nuove travi, il programma consente tre tipi di calcolo: automatico, semi-automatico e manuale. Il calcolo automatico produce automaticamente le armature dopo aver definito i parametri iniziali. In verde e in rosso sono evidenziate rispettivamente le travi verificate e non verificate con l'eventuale tipo di verifica non soddisfatta. Il calcolo semi-automatico e il calcolo manuale verificano l'armatura che l'utente può inserire liberamente. Per questo è previsto uno schema parametrico di armatura, che definisce le diverse sagome secondo le indicazioni dell'utente. Infine, è possibile l'inserimento manuale di ciascuna sagoma in modo interattivo. In entrambi i casi si esegue la verifica dell'armatura inserita secondo le regole delle NTC08. Il calcolo per le strutture nuove in zona sismica è realizzato tenendo conto della gerarchia delle resistenze per quanto riguarda la determinazione delle sollecitazioni di taglio. Questa metodologia
è comunque opzionale, a discrezione del progettista, ad esempio per il progetto di elementi secondari in cui non è necessaria questa analisi. Si possono visualizzare le armature e le sollecitazioni di ciascuna trave con la possibilità di modifica dell'armatura da parte dell'utente e con il controllo immediato dei risultati. Prima della esportazione delle armature è possibile visualizzare dei diagrammi che riportano il confronto tra momento e taglio sollecitante e resistente. La videata riporta gli schemi di armatura che possono essere salvati in formato DXF. Le maschere informative descrivono i risultati delle verifiche a stato limite ultimo e di esercizio. La nuova interfaccia di Travi presenta una griglia dei dati e dei risultati che sintetizza le informazioni, i parametri di base e i valori risultanti dai calcoli relativi ad una precisa campata della trave selezionata. Per le travi esistenti, il modulo Travi prevede le armature effettivamente esistenti in modo semi-automatico o manuale. Per le strutture esistenti di cui non si conoscono i particolari di armatura, è possibile realizzare il progetto simulato alle TA attraverso il calcolo con il DM del 96 non sismico. Le travi esistenti sono verificate seguendo le prescrizioni delle nuove norme tecniche del 2008 relative alle strutture esistenti. Selezionando le travi di fondazione, è possibile eseguire le verifiche strutturali e geotecniche considerando le sollecitazioni amplificate opportunamente a seconda della classe di duttilità della struttura. Il programma permette l'inserimento dei parametri geotecnici per il calcolo della capacità portante e dei cedimenti massimi e differenziali delle travi di fondazione. Analogamente a travi, anche pilastri suddivide i pilastri per le parti di strutture nuove ed esistenti. Il modulo pilastri consente la verifica degli elementi calcolando automaticamente la minima armatura necessaria o verificando l'armatura inserita manualmente dal progettista. Per i pilastri di nuova realizzazione, lanciando il comando Progetto e Verifica, il programma esegue il calcolo e successivamente mostra nell'elenco lo stato delle verifiche dei pilastri calcolati, mostrando la quantità di armatura longitudinale, il passo e il diametro delle staffe nella zona critica, con possibilità di modifica dell'armatura. Anche per i pilastri è prevista l'applicazione della gerarchia delle resistenze. In questo modo, le sollecitazioni applicate ai pilastri sono determinate sulla base dei momenti resistenti delle travi con l'armatura effettivamente prevista. Il taglio è calcolato sulla base dei momenti resistenti iniziali e finali ottenuti con l'armatura reale. Per i pilastri esistenti si inserisce l'armatura già presente e si procede alla verifica secondo il capitolo delle NTC08 relativo agli edifici esistenti. I comandi DXF e relazione realizzano rispettivamente il disegno delle armature in formato DXF e la relazione di calcolo. Plinti è il modulo per il progetto e la verifica geotecnica e strutturale dei plinti di fondazione. Sulla base delle sollecitazioni importate dalle analisi del programma agli elementi finiti, nella scheda Plinti si assegnano le caratteristiche geometriche e meccaniche del terreno di fondazione e i fili fissi dei plinti,
che permettono la realizzazione di plinti centrati, eccentrici o zoppi. Anche per i plinti di fondazione si applica la gerarchia delle resistenze, amplificando come da norma le sollecitazioni che derivano dalla struttura superiore. Il programma, sulla base delle NTC08, consente le verifiche geotecniche relative alla capacità portante e dei cedimenti massimi e differenziali dell'insieme di plinti. Il modulo plinti esamina terreni stratificati. Il modulo plinti può essere usato anche singolarmente, introducendo in modo manuale le sollecitazioni. Dal punto di vista strutturale, il software opera la verifica a flessione, a taglio punzonamento e procede al dimensionamento dell'armatura. Il programma fornisce automaticamente le dimensioni minime di predimensionamento dei plinti, che permette di valutare i plinti più critici. Nella scheda Gruppi è possibile creare gruppi di plinti e associare delle dimensioni comuni a più plinti. Il programma consente quindi il progetto esecutivo dei gruppi di plinti, determinando l'armatura longitudinale e verificando dal punto di vista geotecnico la portanza e i cedimenti e dal punto di vista strutturale la flessione e il taglio punzonamento. Plinti consente anche di cambiare manualmente l'armatura calcolata e quindi eseguire nuovamente la verifica del gruppo di plinti. I programmi provvedono alla stesura delle relazioni di calcolo in formato RTF, modificabile con qualsiasi programma di testo, e alla creazione delle carpenterie delle armature in formato DXF, compatibile con tutti i software di disegno. Dopo aver eseguito il modello di calcolo complessivo, è possibile verificare le armature previste per i setti, le piastre ed i muri con il modulo RC1 di Axis VM. La figura riporta la reazione del terreno a seguito dei carichi applicati. Per questo è sufficiente selezionare l'elemento interessato, fornendo quindi i parametri dell'armatura, calcestruzzo, acciaio e copriferro. Dopo la conferma, a destra appaiono in una scala colorata i quantitativi di armatura richiesta per le direzioni X e Y e per le posizioni superiore ed inferiore degli elementi. Nota la richiesta minima, è possibile definire i campi reali di armatura costante attraverso un'apposita selezione, indicando diametri e passo. Noti questi dati, è possibile visualizzare la differenza di armatura tra la minima teorica e quella effettivamente prevista, potendo in questo modo integrare dove necessario. La figura riporta la differenza tra taglio agente e taglio resistente. La figura riporta la mappa delle eventuali fessure che si creano a seguito dei carichi previsti.